Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tra tradizioni e curiosità, giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità rendono unici momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa? Segui anche tu Momenti in TV, ed il protagonista sei solo tu. Tante interviste, tutto in semplicità, da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia, in compagnia di Francesco Anania. Eccoci qua, ben ritrovati ancora una volta con Momenti in TV, 609esima puntata, che sarà dedicata all'alimentazione, alla sana alimentazione. Affronteremo questo argomento, come abbiamo detto nell'anticipazione di AM Notizie, con due grandi personaggi. La prima è in studio, la dottoressa Donatella Manna. Buonasera e benvenuta soprattutto. Grazie Francesco, un saluto a tutti i telespettatori di Momenti in TV. E poi in collegamento da Arezzo c'è il nostro agronomo Augusto Tocci. Ben ritrovato Augusto. Caro Francesco, gli amici si riconoscono in queste occasioni. Riconosco te come amico, che hai avuto la possibilità, o meglio l'intenzione, di farmi parlare alla tua televisione, però riconosco anche l'amicizia di Angelo Bianconi, perché se non era lui sicuramente questa cosa non l'avrei fatta. Quindi grazie a te e grazie a lui. Augusto, che cosa significa mangiare bene? Una domanda un pochino impegnativa. Cosa significa mangiare bene? Significa sicuramente degustare delle cose che ti danno un certo benessere, non solo al palato, ma mangiare bene significa mettere in buone condizioni un po' anche tutto l'apparato digerente e di conseguenza anche tutto il corpo, perché se mangi bene, se sai mangiare, se mangi cose che poi ne parleremo hanno un certo valore, il tuo organismo sta meglio e quando stai bene sicuramente non hai che da ringraziare il Padre Eterno che ti fa star bene. Quindi star bene è molto simile, è molto legato a mangiar bene. Grazie Augusto, sicuramente la pubblicità, sicuramente la televisione influenza il nostro modo di fare la spesa, Donatella, e nello stesso tempo il nostro modo di alimentarci. Assolutamente, le pubblicità oggigiorno sono studiate in modo assolutamente accattivante, in modo da poterci immedesimare con i personaggi appunto degli spot televisivi e di conseguenza essere portati all'acquisto. Sappiamo bene, insomma, che le campagne pubblicitarie sono ben studiate, ci sono degli esperti dietro e di conseguenza certi prodotti, soprattutto prodotti particolarmente golosi, penso per esempio ai prodotti della colazione, no? Cercano di mostrarci un inizio di giornata particolarmente energico. Sappiamo bene che nella realtà la mattina ci si trascina un po' a fatica verso la tazza e alla ricerca del caffè. Certamente però l'intento è quello di vendere, quindi comprendiamo bene le esigenze e gli obiettivi delle aziende, sta a noi poi scegliere i prodotti giusti, nel senso che possiamo concederci degli spuntini golosi, dei cibi sfiziosi, però non dobbiamo dimenticare che la sana alimentazione è soprattutto basata su cibi naturali. Sicuramente dobbiamo scegliere i prodotti giusti, ma come scegliere, soprattutto come facciamo a sapere se il prodotto è di qualità, Augusto? I prodotti di qualità devono essere riconosciuti ed è anche abbastanza facile riconoscerli. I prodotti di qualità sono quei prodotti che richiudono in sé un qualcosa di particolare, la genuinità. Un prodotto, quando è genuino, è sempre un prodotto di qualità e questo può capitare a una farina di Gran Turco, come un fagiolo, come una fettina
di carne di maiale e di tacchino. Se è buona, non è detto che sia di qualità. La qualità è legata anche ad altri aspetti, perché quando io dico il genuino, genuino direi che raccoglie tutto, perché la qualità sta veramente in perfetto allineamento con la genuinità. Un prodotto più è genuino, più è un prodotto di qualità. Anche se povero, la stessa ortica, che è un prodotto, un'erba selvatica, è sicuramente un prodotto di qualità. Se te però la raccogli lungo una strada dove passano le macchine ed inquinano con il piombo, non è più un prodotto di qualità. Sicuramente sono tanti prodotti di qualità, poi bisogna saperli scegliere. Tu, Donatella, privilegi i prodotti di stagione oppure quello che c'è compri? Allora, ammetto di essere una persona particolarmente golosa, però nello scegliere la frutta e la verdura preferisco sicuramente andare verso i prodotti di stagione. Sappiamo bene che sono poi quelli più saporiti. Quante volte ci è capitato di prendere un frutto oppure una verdura fuori stagione, magari ne avevamo voglia, abbiamo anche preparato una ricetta particolarmente succulenta, però alla fine ci siamo resi conto che mancava qualcosa nel gusto. Ecco, la verità è che per quanto adesso c'è la possibilità di reperire tutto in qualsiasi periodo dell'anno, è sempre bene prediligere i prodotti di stagione, anche perché ce ne accorgiamo subito, hanno più gusto. Augusto, sicuramente i prodotti di stagione sono importanti, ma perché conviene mangiare il prodotto di stagione? La cosa riguarda prevalentemente i prodotti di origine vegetale, perché per quanto riguarda la carne o il pesce non si può parlare di stagionalità, ma per i prodotti vegetali sicuramente sì. E questo è molto importante. Perché? Perché un prodotto di stagione corre meno il pericolo di essere un prodotto conservato e a volte anche conservato in malo modo. Quindi se noi prendiamo le zucchine nel periodo primaverile, quando appunto la pianta della zucca ti dà questo frutto ancora non maturo, mangiamo un prodotto stagionale. Se mangiamo le zucchine nel periodo invernale, a Natale per esempio, sicuramente corriamo un grosso pericolo, quello di mangiare un prodotto che è stato conservato. E se non è stato conservato, è stato coltivato forzando la natura che lo produce, e la forzatura avviene generalmente in quelle forme agricole che sono chiamate appunto sotto copertura, per esempio in una serra, ma addirittura in idroponia. Non ci dimentichiamo che i pomodori, per esempio, il più delle volte vengono coltivati senza la terra, quindi vengono coltivati mandando le radici delle piante in un cassone dove fluisce il vapore che contiene nel suo insieme i principi attivi che nutrono la pianta. Quindi i pomodori d'inverno non li mangiamo, perché sicuramente sono pomodori che sono stati allevati in un modo contro natura. Augusto Tocci, che tra l'altro è stato definito da Antonella Clerici lo gnomo del bosco, perché lui conosce veramente tutte le erbe e sa come cucinarle. Ma è cambiato il modo di mangiare, secondo te, Donatella? Sì, assolutamente. Io l'ho notato in tempi passati, quando era possibile ancora festeggiare le varie ricorrenze, soprattutto osservando i ragazzi. Ricordo i compleanni di una volta in cui tutti noi ci fiondavamo euforici verso i rustici, verso tutti i cibi golosi. Se adesso osservi i ragazzi, ti rendi conto che, a parte magari qualcosa, poi tutti un po' si limitano e rimane sempre tanta roba. È una considerazione che ho fatto anche con altri educatori, con persone insomma che
prima del Covid si occupavano anche di animazione. Ecco che ci rendiamo conto di come i ragazzi, gli adolescenti siano più attenti, ma non necessariamente perché fanno un'alimentazione sana, perché delle volte hanno queste fissazioni di essere particolarmente in forma, forse un po' troppo in forma, ed ecco che magari cercano di limitare alcuni cibi. Quindi sicuramente anche le aspettative della società, il fatto di voler essere magri a tutti i costi, i modelli anche imposti dalla moda, portano soprattutto le nuove generazioni a evitare alcuni cibi, a volte sbagliando. Penso per esempio a chi evita di mangiare la pasta o il pane perché pensa che ingrasserà e di conseguenza toglie dei pasti, ce lo potrà dire sicuramente il nostro esperto, dei pasti importantissimi alla sua alimentazione, alla sua dieta. E quindi questi ragazzi fondamentalmente tolgono anche degli sfizi dalla tavola per paura di ingrassare. Ecco che quindi i modelli e le aspettative della società influenzano anche il nostro modo di mangiare. Certamente noi adulti che abbiamo un'identità già costruita ci lasciamo tentare un po' di più dai piaceri della tavola, anche perché abbiamo compreso che è uno dei piaceri della vita a cui non rinunciare. Oggi anche i nutrizionisti dice mangiate tutto in modo moderato, però si può mangiare tutto alla fine. Assolutamente sì, dico il mio modesto parere, io credo che una dieta bilanciata sia una dieta basata su tutti i cibi in quantità chiaramente giuste e come dire abbinati nella maniera più adeguata. Infatti da quello che ho compreso appunto parlando con persone assolutamente competenti in materia è che delle volte sono gli abbinamenti giusti da riuscire ad apprendere. Ecco, mangiare bene fondamentalmente è veramente una questione di educazione, anche di rieducazione delle volte. E poi in Italia si mangia benissimo, Augusto, e dovessimo fare una classifica dei piatti tipici italiani, da dove dobbiamo partire secondo te? Io ho girato tanto mondo, sono stato nei paesi del nord Europa, sono stato in America, in Inghilterra, sono stato in Marocco, in Algeria e via discorrendo. Okay. Devo ammettere che bene come in Italia è difficile che si possa mangiare ed è per questo che è giusta la domanda di quali sono i piatti più importanti al mondo per i quali si potrebbe fare una classifica. Non ce lo dimentichiamo che in Italia, fra le altre cose, abbiamo la disponibilità di 9 specie di tartufo, che sono un condimento per i piatti. E un piatto di tagliatelle al tartufo bianco, non mi dite che non è uno dei piatti più importanti al mondo. Tant'è vero che c'è gente, i famosi magnati, che spendono fior di quattrini per mangiare un piatto di tagliatelle al tartufo. Ho detto il tartufo per dirne uno, ma noi abbiamo tanti altri piatti importanti, i ravioli, i tortellini e la carne. Ma ci avete mai pensato che importanza ha una fetta di carne chianina, o meglio, una bistecca, che poi ci hanno insegnato che già dai tempi remoti si chiama la fiorentina, perché la carne chianina, questo animale bianco con una specializzazione sì al lavoro, ma oggi prevalentemente alla produzione della carne, ci dà sicuramente un piatto fenomenale. Basta saperlo però cucinare, questo è molto importante. E poi abbiamo il pesce, ma pensate quanto sarebbe importante mangiare un piatto di saraghine, le chiamano così in Romagna, cioè i sardoncini, le sardine cotte alla griglia. E poi potremmo continuare a lungo, perché la nostra verdura sicuramente non chiede aiuto da nessuna parte. Un carciofo come fanno a Roma, alla Giudia, sicuramente è la fine del mondo. E poi, se vengo in Sicilia, caro Francesco, un piatto a Modica, come dite voi, sicuramente è un piatto che fa la storia. Ma ne potrei dire una miriade di questi piatti. L'importante è ricordare che come si mangia bene in Italia, altrove non è
assolutamente possibile. E la Toscana dove la collochi? Ma sai, la Toscana è una regione in Italia praticamente nel centro. E, essendo nel centro, è anche un po' il centro della cultura gastronomica. È vero, si confina con l'Emilia Romagna o con la Liguria o con le Marche, ma la Toscana è particolare. Ed è particolare perché in Toscana c'è un po' la culla della gastronomia. Non ci dimentichiamo che Caterina dei Medici, e quindi quando dico Medici dico Firenze, è quella che andando sposa in Francia portò in Francia sicuramente molte delle nostre abitudini alimentari e molte delle nostre ricette che stranamente sono poi diventate le ricette classiche della cucina francese. Quindi la Toscana è importantissima. Non ci dimentichiamo, per esempio, che ad Arezzo, tanto per parlare della terra di Angiolino Bianconi, c'era una volta un vescovo che si chiamava il Tarlati, che faceva una famosissima zuppa del Tarlati, e questa zuppa Caterina dei Medici la portò in Francia e divenne la minestra di pollo. Quindi la Toscana è una regione dove si mangia molto bene e non ce lo dimentichiamo anche questo, bisogna dirlo, si beve anche molto bene perché è la patria del Chianti. Quindi se il Rinascimento è originato in Toscana, sicuramente anche il Rinascimento gastronomico ha origini toscane. Non voglio dire fiorentine, perché il casciucco, per esempio, si mangia a Livorno e le cee si mangiano a Pisa. Però questo sta a significare che in Toscana, essendo il centro della nostra, del nostro territorio nazionale, si confrontano sia le qualità della gastronomia del nord sia la qualità della gastronomia del sud del paese. Sicuramente la cucina toscana è buonissima, io tra l'altro l'ho assaggiata più volte e ve lo posso garantire. Si possono educare i bambini a mangiare bene? Entriamo nel tuo campo. Assolutamente sì, si possono educare e si può iniziare dalla scuola, ecco, in realtà si inizia già dall'asilo, ecco, nel sistema integrato 06, quindi dall'asilo nido alla scuola materna per poi chiaramente continuare con la primaria e via discorrendo. Chiaramente si educano attraverso per esempio la mensa scolastica, perché i cibi sono appunto abbinati e modulati in base ad una dieta che stabilisce la nutrizionista, quindi chi in realtà mangia in una mensa scolastica in realtà mangerà sicuramente seguendo un menù variegato e ben bilanciato. E poi chiaramente si fanno anche dei progetti di educazione alimentare ad hoc che servono tanto per indirizzare i bambini al consumo di cibi sani, o anche consigliando per esempio una merenda sana. Molto spesso le insegnanti si trovano a dare indicazioni di questo tipo. Quindi è un il frutto di stagione invece della merendina, per esempio, sarebbe una cosa, sì. In Sicilia dare l'arancia sarebbe il massimo. Il massimo. Ci sono anche questi progetti, penso al progetto frutta, al progetto verdura nelle scuole. Mi viene in mente a questo proposito un progetto molto bello che aveva portato avanti in America Michelle Obama, la First Lady americana di due legislature fa, che appunto volendo combattere l'obesità, che in America è un'emergenza, ecco, e volendo anche limitare il consumo di cibo spazzatura, aveva ideato una dieta per le scuole americane, addirittura consigliando, ed era riuscita fino a un certo punto ad attuare questa sua idea, di mettere nei distributori, nelle macchine, appunto cibi sani come per esempio frutta, succhi di frutta anziché merendine. Un progetto molto bello che sicuramente potremmo prendere come spunto. Chiudiamo questa prima parte di Momenti in TV con la nostra rubrica Non abbandoniamo ma adottiamo. Sigla.
ricordo che potete mandare la vostra foto con l'animale domestico al 329-123-6459, diventare protagonisti di questo spazio televisivo e poi partecipare al contest con i premi dei nostri sponsor. Andiamo a vedere i protagonisti di questa puntata, partendo da Sabina che manda questa foto dalla Svizzera. Sono due gattini, il primo gattino si chiama Romeo ed è una razza europea, 5 anni ed è un fifone. Il secondo invece è Minù, ha 16 anni ed è molto coccolona. La seconda foto, Davide di Milazzo con Cora, un Jack Russell di 5 anni, Davide ci dice che è dolcissima, affettuosa e molto intelligente. La terza foto della puntata è sempre una persona di Milazzo che ce l'invia, è Francesca con Sasha e Cora, sono mamma e figlie di 7 e 5 anni, sono molto intelligenti e affettuosi, di carattere, dice che è un carattere mutevole, a volte sono docili e altre volte invece iperattivi. Continuate a mandare la vostra foto al 329-123-6459, diventerete grandi protagonisti di questo spazio, di questa campagna di sensibilizzazione Non Abbandonate Ma Adottiamo, sigla della rubrica e poi pubblicità. Di Momenti in TV, l'argomento di giornata è mangiare bene, mangiare sano, scegliere nel migliore modi i prodotti. Ma a scuola, Donatella, stiamo trattando questo argomento con la dottoressa pedagogista Donatella Manna e con l'agronomo Augusto Tocci in collegamento dalla Toscana. A scuola si insegna l'educazione alimentare? Sì, assolutamente, ci sono veramente tanti progetti attraverso i quali si insegna. La verità è che il lavoro deve essere fatto anche a casa, perché chiaramente le insegnanti possono dare delle indicazioni, le danno, per esempio l'idea anche della fetta di pane con la marmellata, con l'olio. Sappiamo bene che adesso ci sono delle limitazioni con il Covid e si preferiscono cibi confezionati, quindi diventa veramente tutto più difficile anche fare progetti di educazione alimentare, però danno questi consigli, oppure per esempio il frutto, poi deve essere anche la famiglia a coglierli e appunto a dare come merenda questo tipo di alimentazione. Noi sappiamo benissimo che molto spesso le famiglie, se scelgono un prodotto confezionato, lo fanno anche per velocità e per comodità, però dico, senza volere demonizzare la merendina confezionata, si può anche alternare, ecco. È chiaro che se si abitua il bambino, perché poi è anche una questione di abitudine, ad alimentarsi consumando dei cibi più freschi, lui sarà più spinto, ecco, il bambino sarà più spinto anche a cercarli. Stessa cosa per esempio per le mamme, che coinvolgendoli anche nella preparazione appunto preparano delle torte, penso delle torte all'arancia, alle mele, che sono comunque dolci, sì, ma che non hanno nulla a che vedere con i cibi confezionati. È chiaro che la scuola fa tanto, ripeto, con i progetti, anche con il discorso della mensa. È un lavoro che va fatto in alleanza educativa, scuola-famiglia. Sicuramente la scuola è un grande veicolo per migliorare l'alimentazione dei bambini, ma per cucinare un buon piatto, Augusto, da dove bisogna partire? Dai prodotti, dai tempi di cottura? Spiegaci meglio un po' tu. Tutti elementi che non escludono l'un l'altro. Secondo me la partenza ai prodotti è importante, ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato dei prodotti genuini, dei prodotti buoni, dei prodotti freschi, dei prodotti ben conservati. Ma poi anche la qualità degli strumenti che si adoperano per cucinare. Oggi ce ne sono di tutte le qualità, di tutte le razze e ci sono ultra sofisticati. Però una fetta di pan cristiano
Sicuramente viene buono anche in una padella di ferro come facevano i nostri vecchi. Quindi gli strumenti sono importanti, sicuramente, però se adoperiamo prodotti buoni, diciamo che cotti anche in qualcosa meno sofisticato, i risultati ci possono essere ugualmente. Poi i tempi di cottura. Ma sai, la cottura dipende che tipo di cottura è. Se è un fritto, sicuramente va bene una cottura con un olio o uno strutto di maiale che bolle velocemente, è utilizzato una volta sola e cercando di evitare di fare arrivare a quel famoso punto di fumo che potrebbe essere quello che danneggia il piatto. E poi, insomma, dai, bisogna essere anche coscienti e dire che se il prodotto di partenza è buono, a volte si può proprio sciupare con la cottura. La cottura alla brace ci dicono che è pericolosa. Io, se dovessi consigliare un tipo di cottura più importante per me che esista al mondo, è sicuramente la carne, insieme alle patate magari, cotta al girarrosto che gira piano piano, direi in un periodo lungo, davanti a una fiamma che arde, non dei carboni, ma della fiamma del caminetto. E il girarrosto deve girare piano perché queste carni si adagiano a questa fiamma, a questo se può dire, calore sempre crescente senza arrivare ad arrostirlo troppo, perché altrimenti potremmo sì sfruttare la croccantezza, ma potremmo anche andare incontro a una cottura sbagliata. Grazie, grazie Augusto. Sicuramente in televisione vediamo tantissimi programmi dedicati al mondo della cucina. Tu li segui, Donatella? Li seguo, ne sono anche a volte affascinata. Devo dire che i tentativi di imitare, ecco, la preparazione di piatti così difficili non mi riesce poi così bene, ecco. La cucina mi piace, però preferisco sempre rimanere nella preparazione di cibi più semplici, anche diciamo più rapidi, diciamo così. Però ecco, mi I rendo. classici spaghetti al pomodoro. Perché no? Ecco, è un Buonissimi. classico della cucina mediterranea che fa sempre la sua figura anche se hai ospiti. Augusto, non ci sono forse un po' troppi programmi dedicati alla cucina? Sì, sicuramente è inflazionato. Oggi tutte le televisioni che accendi, anche quelle straniere, non fanno altro che spadellare. E la cosa è esagerata. Io ricordo quando la prima volta a Linea Verde, 1982 mi sembra, facemmo una prima trasmissione praticamente di cucina, tant'è vero che io ero nel piazzale dove c'è il cavallo della RAI a Roma, insieme alla Marta Flavi, e preparavo i sorci verdi, mentre dentro, nello studio della RAI c'erano 100 guardie forestali, il direttore generale, il giornalista di Airone, Federico Fazzuoli, il ministro, eccetera. E lì arrivammo poi ad un certo punto con un carrello di 19 metri pieno di tanti prodotti. Fu una sicuramente delle prime trasmissioni televisive di cucina. Poi dopo è venuto fuori tante altre cose, la prova del cuoco ne è un esempio. Però effettivamente il troppo, come si dice, stroppia. Troppo. Secondo me io darei meno spazio, e quando. Però è anche vero che se ci fate caso, se accendete il televisore verso mezzogiorno e mezzoluna, quasi in dappertutto vedete questi piatti, queste ricette, perché è il momento in cui la gente sente la voglia di essere collegata a ciò che dopo 5 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora sarà seduto a tavola per mangiare. Per
però secondo me sono troppe e cercherei di ridurre e nel ridurre metterei in evidenza quelle più importanti. Tra l'altro tu sei stato forse uno dei primi a far parte di un programma a livello nazionale come la prova del cuoco di Antonella Clerici. Ma quando vai in vacanza, Donatella, tu cerchi di gustare il piatto tipico della zona oppure mangi quello che capita? No, no, assolutamente. Mi piace proprio andare a cercare il piatto tipico, anche perché rappresenta anche la cultura del luogo, quindi è la particolarità. Ecco, il cibo classico lo puoi gustare in qualunque momento dell'anno. Penso per esempio ad un viaggio nei paesi arabi in cui mi è proprio piaciuto gustare quei cibi. Stessa cosa per esempio in Grecia. Tra l'altro sono anche dei ricordi, anche la cucina, no, va poi a come dire, mettere insieme dei momenti chiaramente conviviali che però non dimentichi, ecco, quel cibo particolare, particolarmente speziato, a quel gusto che magari a cui non sei abituato, ecco, perché magari anche l'aggiunta di spezie o di altri ingredienti a cui non siamo soliti può per un attimo, ecco, sorprenderci. Però credo che un modo anche per conoscere i posti che andiamo a visitare, quando di nuovo sarà possibile, è proprio quello anche di approcciarci alla cucina del posto. Augusto, ho la sensazione che si diventa chef troppo facilmente, ma non ci vorrebbe un pochettino di esperienza prima? Io intanto cambierei il termine, perché chef non è sicuramente un termine italiano e quindi assolutamente sbagliato. Si diventa troppo facilmente, secondo me bisogna veramente farsi le ossa prima di dire di essere uno chef, che io preferirei chiamare cuoco o cuciniere, perché questo è il termine che più si addice, perché non è detto, e effettivamente è così. L'Antonella Clerici, mi ricordo, che diceva sempre oggi i mestieri più ambiti sono il calciatore e lo chef. Aveva ragione, sono perfettamente d'accordo, però il più delle volte è gente che sono state alle scuole alberghiere dove non credo che gli insegnino veramente qual è la gavetta che si deve fare per arrivare a cucinare. E io non lo dico perché io non sono uno chef, sono uno che mi diletto in queste cose e per averle fatte per una miriade di anni credo di aver capito che ogni cosa vuole la sua esperienza. Quindi troppi chef, troppa gente improvvisata che all'ultimo fanno vedere solo queste cose come immagine, fanno vedere queste sensazioni che arrivano attraverso un bel piatto, ma che poi fondamentalmente di sostanza non c'è niente. Eh sì, quando Augusto l'ho chiamato chef si è arrabbiato perché dice: io sono un cuoco casalingo, però fa dei piatti veramente meravigliosi. Poco fa abbiamo anticipato qualcosa, per cucinare bene anche Augusto ha detto ci sono dei tempi di cottura. Vuol dire che oggi come oggi mangiamo tutti male, Donatella? Sì, siamo tutti alla ricerca della velocità, del cibo veloce, perché abbiamo poco tempo, questa è la verità. E di conseguenza sappiamo bene come i cibi surgelati, quelli da mettere nel microonde, fanno sempre parte un po' del nostro cestino della spesa. Ecco, qualcosa, anche chi nega in realtà qualcosa di surgelato da cucinare velocemente l'acquista sempre. La verità è che forse possiamo imparare a cucinare bene anche inserendo qualcosa di surgelato, perché poi alla fine non va demonizzato neanche il cibo surgelato. L'importante forse è non caricarlo di grassi, ecco, e riuscire a bilanciare l'alimentazione. Tra l'altro dicono che il surgelato è più controllato. Tra le altre cose, ecco. Io credo che anche chi ha poco tempo, penso per esempio alle donne che lavorano, che hanno bambini, ai papà pure che tornano stanchi da lavoro, che sappiamo bene, insomma,
anche loro spesso si mettono ai fornelli, perché adesso non c'è più per fortuna il discorso uomo-donna, possano riuscire, ma io sono certa che ci riescono, perché poi è anche questione di imparare i ritmi, ecco, di prenderci la mano, a cucinare qualcosa di buono, di sano, in poco tempo. Penso anche che possiamo cogliere da parte del nostro cuoco dei suggerimenti su come anche imparare a cucinare velocemente qualcosa di buono e di sfizioso. E allora chiediamolo subito, Augusto, qual è il tuo piatto, i tuoi piatti che cucini meglio? Devo essere ripetitivo, io non sono un cuoco e tantomeno uno chef, però m'arrangio a cucinare. Se dovessi dire, partirei con quello che mi piace più di tutti. E se una cosa ti piace, stai tranquillo che ci metti tutta la buona volontà per farlo venire buono. Un buon piatto di tortellini fatti in casa in brodo. Il brodo lo farei con un misto di carne, un po' di gallina, un osso di vitello, un pezzettino di magro di vitello, tutto con l'acqua a freddo e gli odori e il sale grosso. Si cola il brodo e su questo brodo ci si cuociono i tortellini o cappelletti, perché io sono mezzo romagnolo e preferisco, essendo vicino a Rimini, non chiamarli tortellini ma cappelletti, che sono praticamente dei piccoli tortelli, o meglio dei piccoli involtini di carne macinata, cotta, sempre con il sale grosso e l'olio, mista, maiale, magro e sicuramente un po' di petto di pollo, una grattata di noce moscata e una grattata di buccia di limone, un uovo, e questo diventa il ripieno di questi cappelletti fatti in una sfoglia di uova e farina non con tanti zeri, lessati, e lì finisce la ricetta, che siccome è quella che mi piace più di tutti in assoluto, è quella che ritengo di saper fare, perché almeno a Natale o comunque nelle feste natalizie mi ci provo e vedo che i risultati ci sono sempre. Sono tanti i piatti che Augusto sa fare, anche perché c'è una grande esperienza dalla campagna alla cucina. È un attimo per Augusto Tocci. È veritiero secondo te il detto "dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei"? Assolutamente sì, concordo, è un detto che poi trova la sua concretizzazione nella realtà. Sappiamo bene come in realtà mangiare bene non si riflette soltanto, ecco, sulla salute, ecco, della persona in quanto tale, ma anche per esempio sull'aspetto della pelle. Gli esperti spesso danno questo tipo di consiglio, per esempio una persona che mangia bene tanta frutta e verdura ha una pelle più luminosa, spesso si parla anche di radicali liberi, quindi un'alimentazione sana va anche a contrastare i radicali liberi, quindi anche per una questione appunto di benessere, di bellezza, conviene proprio mangiare in maniera sana. La verità è che poi tutti, quando siamo stanchi, torniamo stanchi a casa dopo una giornata di lavoro, ci coccoliamo con le patatine, con i cioccolatini. L'importante è che non diventi una consuetudine, credo almeno che il segreto sia questo. Augusto, secondo te è veritiero questo detto "dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei"? Ma io credo di avere i miei dubbi, non mi sembra che questo si corrisponda alla verità, perché c'è gente che mangia bene ed è uno, c'è gente che mangia peggio ed è un altro. No, onestamente io questo detto non lo prenderei assolutamente in considerazione. Grazie, grazie Augusto, e ancora una volta complimenti. Ci rivedremo presto qui a Momenti in TV. Francesco, ti ringrazio, mi hai dato la possibilità di spaziare nel mondo, non della gastronomia, nel mondo del mangiare, bene o male, più o meno, ma tanto una o due volte al giorno si mangia sempre. Mi auguro tanto che con questi saluti tu non ti dimentichi mai
di farmi venire in Sicilia, se non altro a prendermi la mattina a digiuno una bella granita con i tuoi particolari prodotti ortofrutticoli della Trinacria. Bravissimo Augusto Docci. Donatella, potresti scrivere un racconto della nuova collana che hai intrapreso dedicata all'alimentazione? Assolutamente sì, in realtà mi dai uno spunto sul quale io già avevo riflettuto, perché sai che dobbiamo, come dire, cercare di sensibilizzare su varie tematiche sociali e anche culturali. Lo terrò presente e, come ti dicevo anche l'altra volta, adesso è tutta una questione di fantasia e di mettersi a scrivere, quindi sono certa che presto anche una nuova storia appunto dedicata all'educazione alimentare troverà vita. Grazie alla nostra dottoressa Donatella Manna, che ritornerà alla prossima puntata. Parleremo della Pasqua, un'altra puntata molto importante e molto interessante da seguire, anche perché è una Pasqua diversa, diciamo, a livello commerciale, però la Pasqua religiosa rimane sempre identica. Ringraziamo anche il nostro Augusto Tocci, che ci ha tenuto compagnia alla Toscana, e ringraziamo i nostri amici telespettatori, e vi ricordo che Momenti in TV va in onda il sabato sera alle 20.50, la domenica alle 14.30 e poi il giovedì alle ore 22. Continuate a mandare la foto con il vostro animale domestico per la rubrica Non abbandoniamo ma adottiamo. Alla prossima settimana, ciao a tutti. Solo tu, tra tradizioni e curiosità, giriamo di città in città, tanta cultura, eventi e attualità. Momenti con voi, un solo motto ci accompagnerà, che fa? Segui anche tu Momenti in TV ed il protagonista sei solo tu, tante interviste, tutto in semplicità da condividere insieme a voi, ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di gastronomia in compagnia di Francesco Anania.